Ora parleremo del CarPlay. Per sfruttare l'integrazione dello smartphone con Android Auto o Apple CarPlay, basta munirsi di un cavetto originale. Andiamo a inserire il cavetto nell'apposita porta USB. Una volta collegato il dispositivo, la vettura chiederà se avete bisogno di un tutorial. Andiamo direttamente però a inserire la funzionalità CarPlay. Ci chiederà di consentire l'uso del CarPlay anche quando l'iPhone è bloccato, ovviamente dobbiamo consentire, e il CarPlay è connesso. Una volta connesso il dispositivo, troverai le principali app supportate direttamente su questa schermata. Puoi anche personalizzarlo tramite le impostazioni. Andiamo qua a vedere app utili come Waze, calendario o app musicali come per esempio Spotify.